Bom 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 bom, ci sono le fac. Bom 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 bom, ci sono le fac. Bom bom, ci sono i bumper. Ah! Bene ragazzi, siamo qui oggi per le fac. Sì, perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione, l'aeroporto di Linate, mitico! Siamo con le fac di oggi. Oggi, solo per oggi, in offerta. Ci sono due commenti a prezzo di uno. Tutto per voi, soltanto 10 euro. Vabbè, basta. Bene ragazzi, bentornati qui sul canale di Granas con un nuovo video ed un video speciale. Siamo qui con un video. Ah, questi bug. Vabbè, sono le fac. Ci sono le fac. È da tanto che non portavamo le fac. E quindi facchiamo tutti insieme. La prima domanda ce la fa Alessandro Centra. Ci chiede qual è la figura di merda più grande che abbiamo mai fatto. Vediamo. Era tipo così. Ma te poi. Ma te se te. Poi sta gamma io te. Adesso io racconterò la storia, ma censurerò il nome. Stavamo a Romix e incontro uno che aveva la maglietta di Quindi faccio: ma poi sta la maglietta di E questo mi fa: Ma non di troppe e lui volte. mi risponde: ma Bip, io bip, ma io c'ho un tuiotto. Fa: ma io ce l'ho, io so di io per ripigliarmi faccio: no vabbè, ma perché cioè è morta. E non è che mi sono ripreso tanto bene. Poi Cioè, per salvarsi proprio alla fine, vabbè, ma dai, logo è figo alla sì, no, che fine. figo comunque. Tu lo puoi mettere, non ti preoccupare. Ma loro non sanno neanche di che logo stiamo parlando perché abbiamo bippato ogni volta il nome di. Prossima. La tua? La mia. Ah, la mia figura di merda. Vabbè, non fa niente, dai. E passiamo alla prossima domanda. Io non ho figura di merda, sono bravo. Gianluca Florio ci chiede, rispondi a questa domanda. Alessandro Statio, qual è fuck? Esperienza più bella? Vaffanculo, lo leggo io. Vai, leggi. Ormai. Leggi, dai, Alessandro Statio. No, ormai vai, esperienza più bella. Ce ne stanno tante. Una, vabbè, quando l'Inter ha vinto la Champions. Un'altra è stata appunto conoscere, sempre in generale, però ambito di YouTube, conoscere tutti gli YouTubers comunque che ammiravamo e che veneravamo come dei. Invece la mia più bella è. Penso che tutti gli amici che guarderanno questo video adesso staranno ridendo perché sapranno già qual è. E perché gliela ripeto sempre all'infinito. E quando praticamente stavo giocando, giocavo a pallone da piccolo e a 10 anni mi hanno chiamato per fare il provino alla Roma. E è bellissimo però. Ma non ti hanno preso! Ma che vabbè, però frega! il giorno che ho saputo che mi hanno chiamato, insomma, che mi hanno chiamato per fare provino, per me è stato un giorno fantastico, ho iniziato tipo a piangere, a. Dalla gioia, naturalmente. No, volevo andare alla Lazio, porca Beh, troia! sicuro, proprio Mamma sarebbe mia! successo in un altro mondo. E niente, questa è stata l'esperienza più bella. Poi quando sono andato lì, insomma, abbiamo fatto il provino tutti insieme con gli amici miei, anche della squadra, perché c'erano anche noi 4 della squadra. Eravamo una squadra bella forte. E niente, lui dice sì, ma neanche ci conoscevamo al tempo. Però va bene. Valerio Cardarelli ci chiede carbonara o amatriciana? Carbonara, tutta la vita. Sì, carbonara, Così. dai. Sì, dai. Va bene. Ropunutin ci chiede cosa ne pensate della comunità italiana di YouTube? Che ne pensate della comunità Italiana di di YouTube YouTube. in questo periodo? Allora, te non hai seguito molto tutti i vicenda, però. Perché c'è stato un'ultima vicenda? Sì, allora c'è stata una polemica nei confronti di chi non mostrava le feed. Poi c'è stata anche una In che polemica senso dico? di vari vlogger, quelli che fanno vlog, contro noi gamers. Ecco, e Più a questo proposito, a parte chi prese in cura, noto che io ci sta l'accanimento in questo periodo ci sta l'accanimento verso la nostra categoria, cioè noi che facciamo video gameplay. E non so perché, forse è dovuto al fatto che molti personaggi che non c'entrano niente con i gameplay fanno gameplay. E forse questo qui ha portato, diciamo, le persone ad odiare questa categoria che fino a qualche anno fa, diciamo, è quella che ha spinto YouTube alla conoscenza, perché c'è poco da girarci intorno. I video più visti su YouTube sono quelli di gameplay. E niente, anche ho visto varie gente dire tutti i canali di gameplay sono uguali. Non farò il nome di questa persona, ma la ritengo veramente poca, molto poca. Anzi, se guardi il video, poi te lo dico. Se guardi il video, sappi che sei un gran coglione, te.
Perché tu dici tutti quelli che fanno gameplay sono uguali i canali. Ma io posso dire benissimo tutti quelli che fanno make up sono uguali, tutti quelli che fanno vignette sono uguali, tutti quelli che. Bam frecciatina! Tutti quelli che fanno. Non lo so. Qualsiasi cosa, qualsiasi genere, anche. Allora, diciamo, è inutile guardare il calcio. Tutti i video musicali sono uguali. Allora, è inutile guardare il calcio perché tutte le partite sono uguali. Si gioca sempre 11 contro 11. Sempre con un pallone. Sempre con un pallone, due porte, ma. Certo. Però non sanno che comunque poi si crea un rapporto tra youtuber e fan. Che comunque ogni youtuber commenta a modo suo, cioè chi commenta più tecnico, chi commenta più. Ci sono insomma varie faccettature che questa gente che parla ignorantemente e non sa. Purtroppo grazie a YouTube hanno anche queste persone hanno il diritto di parlare, quindi niente, li facciamo parlare e non ce ne curiamo. Ciao. Christian Casiraghi ci chiede: qual è il vostro youtuber estero preferito? Uno è KSI per il gaming, un altro è Vitalized per il prank. Oddio. Si fa così però, mi ha rubato tutto. Non capisco. E KSI Vitalized e poi vabbè ci stanno. E Jerome Jar e boh ce ne stava una cifra. Ci stavano quelli là che mo sono spariti. Ci c'è sono c'è. I Panthers. Vabbè comunque per me allora come gameplay metto KSI e poi ci sta uno che non conosce nessuno qua in Italia perché conoscono tutti Willyrex, i Willyrex in Spagna. Ma io seguo molto il Rubius. Oh my god. E OMG si chiama. Comunque seguo molto lui perché diciamo è uno dei pochi che comunque capisco tutto quello che dice perché parlano spagnolo molto semplice. Spagnolo. No, parlano spagnolo abbastanza semplice, può essere che anche se non avete mai studiato spagnolo comunque capite quello che sta dicendo e comunque riesco a seguirlo bene e poi chi sai vabbè perché anche comunque l'inglese di chi sai si capisce abbastanza sì. Bene e poi vabbè vi dà la non parla più di tanto meglio quindi. Appunto, certo. Sì. Cazzo. Vabbè, Michele Iurlaro ci chiede qual è il lavoro che uccide. Come cazzo parli? Nella vita sentimentale, i vostri video hanno inciso? Mi sono lasciato. Quale vita sentimentale? Ha inciso molto. È proprio così. Io anche sono single, per scelta. Degli altri. Ci sono i Pampers. Salvatore Marrani ci chiede quanto tempo dedicate a YouTube? Vi spiego. Io, stando al lavoro fuori Roma, e abitando in una camera di hotel messa a disposizione dalla proprietaria per cui lavoro non ho il wifi, computer e cazzi vari, quindi non posso stare appresso a YouTube. Io invece dedico molto tempo a YouTube perché uno di due si deve dedicare a YouTube se vogliamo caricare video. Esatto. Diciamo una buona parte della mia giornata è dedicata a YouTube in questo momento soprattutto perché comunque non ha un cazzo da fare. Vabbè, vuole essere molto vicino. Invece Alex Amici, che so che è un nostro grande fan, lo saluto. È un nostro grande fan, no? Che lo saluto calorosamente. Calorosamente. Avete mai litigato te Xenix? Sì, sì, quanto è durata la lite? Siete grandissimo, una cifra. Oddio, litigato sì. Vabbè, litigato. Discusso, che altro. Soprattutto quando lui compra le skin di LOL con i soldi della partner. Questa cosa mi fa veramente incazzare perché noi magari con quei soldi da partner dovremmo comprarci un microfono, sai com'è? Un microfono che serva a fare video. Io il microfono l'ho comprato con i soldi miei, quindi i soldi del microfono. Che poi capite bene che quando uno in 6 mesi fa 30 euro, spendere 20 euro sul LOL, porro del culo, no? Matteo Sorrentino invece ci chiede se faremo mai un altro Roma Cube. La risposta è sì, probabilmente tenetevi liberi fra qualche mese perché forse organizzeremo un altro evento simile. E io non ci sarò. E lui non ci sarà. No, va bene così. E quindi tenetevi liberi perché appunto ci sarà. E poi guardate che bello questo. Frax con la dedica alla pera. Poi c'è Omi, Dread, Own. Quindi ne mancano alcuni ancora. Tenetevi liberi perché comunque ci sarà forse un altro Roma Cube. Va bene, il pack è finito. Sì. Noi Guarda, bom bom bom. Bom 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 bom, è finito il pack. E noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ah, passate su Instagram, passate sulla pagina Facebook dove troverete i nostri profili. Io devo aggiornare il profilo perché è ancora quello vecchio, tra l'altro. E soprattutto lasciate un like, un commento con scritto grande Xenic che sei tornato col cuoricino, mi raccomando. E questa comunque è l'ultima volta che vedete Xenic sul canale. Bella. Bella. Io non stavo scherzando.